Ciao ragazzi, oggi facciamo insieme una stimolazione dei punti per drenare il volto. Il viso appesantito, soprattutto dopo la menopausa, ci fa sembrare più grandi. Quindi, pochi minuti per un risultato davvero top. Se avete iniziato la challenge con me, che è iniziata la scorsa settimana, andate a vedere il video se ve lo siete perso, così avete le regole di questi 21 giorni per ottenere il massimo. Questo è il drenaggio di cui vi ho parlato nel video precedente. Iniziamo? Allora, prepariamo. Come sempre quando si parla di drenaggio è importante avere questa zona libera, perciò mentre facciamo delle leggere trazioni verso il basso dello sternocleidomastoideo, mobilizziamo un pochino la testa. Ok, e iniziamo subito con la stimolazione dei punti. Iniziamo dal primo punto, il triplice riscaldatore 23. È qui proprio nella fossettina, sentite proprio una fossettina, se percorrete l'arcata sopraccigliare, ecco, sentite proprio una fossettina per 30 secondi con movimento circolare. Mi raccomando, io vi devo spiegare le cose, però voi, se potete, respirate con il naso e mantenete la lingua posizionata in modo corretto sul palato. Passiamo al secondo punto, in corrispondenza della nostra pupilla abbiamo un'altra fossettina, proprio che è il punto extrameridiano 3, e lo facciamo per 30 secondi sempre con movimento circolare, cercando di non muoversi troppo dal punto. Respirate, posizione della lingua sul palato. Passiamo al punto vescica 2, nell'angolo interno del sopracciglio, per 30 secondi. Respirate. Può darsi che avvertiate quasi un leggero dolore in alcuni punti, è piuttosto normale, indica che avete davvero bisogno di questa stimolazione. Respirate, rilassate le spalle. Se dopo un po' vi si stancano le spalle, potete anche appoggiare i gomiti su un piano se lo fate da sedute. Punto 3 dello stomaco in corrispondenza della pupilla è l'altezza delle ali del naso. Qui sentite proprio l'osso zigomatico immediatamente sotto. E stimoliamo per 30 secondi. Respirate, rilassate le spalle. Sentite la differenza, no? Alternandola con la tecnica connettivale, proprio come se le vostre dita riuscissero ad entrare più in profondità, è come se avessero un impatto maggiore. Bene, passiamo al punto 4, sempre in linea con la pupilla, ma ai lati della rima labiale. 30 secondi. Respirate, lingua sul palato, spalle rilassate, labbra rilassate. Cercate di non avere espressioni strane mentre le fate, mantenete il volto rilassato. Perfetto. Ora invece andiamo al punto 5, lungo la mandibola,
Se serrate i denti, sentite proprio che il muscolo massetere si contrae. Ecco proprio dove inizia il muscolo massetere, abbiamo il nostro punto 5, che è anche il punto 5 dello stomaco, è quello più anti-age di tutti i punti del volto. 30 secondi, spalle rilassate, mandibola rilassata, labbra rilassate, lingua posizionata sul palato, respirate con il naso, così da filtrare bene l'aria e avere ossigeno per la vostra pelle. Passiamo al punto 6 dello stomaco, percorrete la mandibola, angolo della mandibola, detto anche angolo della bellezza, un cun sopra, quindi dall'angolo più o meno alla larghezza del vostro pollice, che è circa un centimetro, ecco, e qui abbiamo il punto 6 di stomaco. Rilassate. Fatelo con me, io lo sto facendo con voi in tempo reale. Volto, mi raccomando, rilassato, non serrate la mandibola, il massetere deve essere rilassato. Perfetto. E poi andiamo all'ultimo, il punto 7, non l'ultimo di cui state pensando, il 7 dello stomaco, che è proprio qui in questa fossettina. Sentite proprio, c'è una fossettina a questa altezza. Sempre la regola è la stessa. Testa, collo e spalle rilassate, il volto rilassato. Lingua sul palato, respirate con il naso. Deve diventare un mantra, eh? E lasciate che questa pelle si ossigeni, si dreni, così la tecnica connettivale renderà al massimo, quindi diventano due tecniche che si potenziano a vicenda. Il penultimo punto, il 20 dell'intestino, proprio qui alle ali del naso, altra fossettina. E iniziamo con questa stimolazione. Rilassate le spalle, se vi accorgete di avere tensione, mi raccomando, abbassate le spalle, rilassate il collo. Rilassate le labbra. Bravissime. E ora abbiamo l'ultimo, il piccolo intestino 18, quindi canto dell'occhio, scendo e trovo l'osso dello zigomo, subito dove finisce l'osso dello zigomo ho il punto 18 del piccolo intestino, l'intestino tenue. E stimolo questo ultimo punto per 30 secondi. Mi raccomando, vi siete fatte la foto prima di iniziare questa challenge. Se non sapete come si svolge la challenge, andate a vedere il video dello scorso lunedì, challenge dei 21 giorni. E ora concludiamo con un leggero pompaggio drenante. L'obiettivo è di pompare verso l'esterno e poi verso il basso. E come abbiamo iniziato, così chiudiamo. Nei giorni in cui non fate il video dello scorso lunedì, fate questa sequenza che dovrebbe durare 6 minuti. Saltate le mie chiacchiere, ovviamente. Fatemi sapere nei commenti. Alla prossima, ragazze!